che inventi delle loro spade. L'amore che supera tutto, no? L'amore che supera la paura, il timore. E questo supera la morte, lei? Certo. Lei supera la morte. Certo. Non, solo, anche non solo quella del marito, ma anche la sua. Sì. Coincidenze. 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 Dai, dai. E da questo libricino, Giuseppe Ungaretti, vita di nuova. È incredibile. Tre versi. Quattro versi. Sentite quattro versi, un po'. Rosa segreta, sbocci sugli abissi, solo ch'io trasalisca ramentando come improvvisa odori, mentre si alza il lamento. Madonna, Madonna. Per fare la terza coincidenza dovrebbe entrare adesso in studio un fioraio che dice una poesia non più. E allora proprio è proprio il massimo della coincidenza. Abbiamo la quarta coincidenza. Tempo? No, questa è matematica. Non preparato, non è niente di preparato, vi assicuro, tutti i testimoni di tutti. Abbiamo la quarta coincidenza, questa è Samuel Taylor Coleridge. Sono quattro versi, ma è una provocazione. Di cui si parlava qualche trasmissione sì. Fa. Sì, sì, Coleridge, dai, sentite, sentite. Se tu dormissi e se dormendo sognassi, e se nel sogno andassi in paradiso a cogliere un fiore strano e bellissimo, e se al risveglio quel fiore fosse nella tua mano, ah, in quel caso... Ah, che bella, che bella. Rileggila. Facciamo rileggere. Grazie. Con una voce diversa. E se tu dormissi, e se dormendo sognassi, e se nel sogno andassi in paradiso a cogliere un fiore strano e bellissimo, e se al risveglio quel fiore fosse nella tua mano, ah, in quel caso... Oh, ragazzi, ma proprio stupendo. Bellissimo. Mi viene in mente, bellissimo. Un sogno di Jung. Jung sogna mille periplini nel suo sogno finché, salendo, partendo dal basso, sale finché trova uno yogin che sta meditando. Lo va a guardare e lo yogin è se stesso. Lui si ritira e pensa, fin quando lui mi sognerà, io sarò vivo. Pure questa è bellissima, è bellissima. Avete capito? Ma vedi come gira tutto. Sogna... Il taoismo cinese. Antonella mi chiedeva di chi era la poesia. Coleridge. Allora, è di? Samuel Taylor Coleridge. Diciamo in inglese, perché c'è in inglese, voglio far vedere perché sennò uno è in inglese. Poi c'è la traduzione in italiano, quindi... Che è di Andrea, quindi si poteva dire? No, sì, la traduzione in italiano non è di Andrea. Di Andrea. No, non è tua. Perché se tu dormissi e se tu dormendi sognassi, se la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere. Questo è Marzul, andiamo avanti, non parlate male del mio amico Marzullo, dai, andiamo avanti. Ora ad una lirica di una telespettatrice. O ma meglio, sentite quanto è bella questa lirica. Della nonna di una telespettatrice, che è Mariangela Imbrenda, che ci ha spedito la lirica della nonna, che è invece Maria Gaetana Colucci, e questo è quello che ci scrive della nonna. Mia madre Dio, ci esprimiamo in termini di grande madre, citando nonna Gaetana, come se fosse un oracolo, contemplatrice dell'origine del mondo ed avessi introiettato i suoi più intimi segreti. Bello. Questo è quello che dice. Questa è la nonna. Bisnonna. E la bisnonna, sentite cosa scrive. Sentite. Quando nel mare nascerà il mirto, quando nel mondo finirà l'arte, io lascerò te se verrà la morte. Bellissimo. Quindi io non ti lascerò mai. È bellissimo, se verrà la morte. No, aspetta. Se verrà la morte io lascerò te, apparentemente, ma questo quando accadrà? Quando nel mare nascerà il mirto, cioè mai. Mai. Bello, non bellissimo. Ti lascerò nemmeno con la morte. Sì, è vero. È bellissimo. Esatto, è bellissimo. È stupendo. Straordinario, quando nel mondo finirà l'arte. No. L'arte non finirà mai. L'incompiutezza dell'arte è la sua compiutezza. Bene. Tocca all'artista vivere senza mai finire. Bravo, benissimo. Assolutamente. Bene, esatto. Si è parlato di morte dell'arte. Spesso si è parlato di morte dell'arte. Impossibile. Beh, morte certo. Del romanzo. Sì, vabbè, quello è stato un gruppo. Sì. Stendiamo un velo pietoso, perché nessuno se lo ricorda più. Comunque, per fortuna. Per fortuna vive e stravive. Andiamo. Andiamo al cinema. Un film delizioso, Susanna, di Howard
Oaks con Cary Grant e Katharine Hepburn. Una Katharine Hepburn straordinaria, un film divertentissimo in quanto un paleontologo in procinto di sposarsi con la segretaria, cercando finanziamenti, conosce una ereditiera che lo fa innamorare, però portandolo continuamente in una serie di disastri, come vedremo nella scena che ora andremo a vedere. Susan, attenta! Il brontosauro! Ci ho impiegato più di 4 anni a metterla assieme! No! Susan! No! Devi! Susan! Oddio mio! Per carità! Mi aiuti! Non resisterà! Faccia piano! Mi dia una mano! Piano! Piano, Susan! Paura! Si sbrighi! Si sbrighi! Che sta accedendo? Oddio! Susan! Susan! Si tenga forte! Si tenga forte! Adesso la tiro su! Oh, Dave, guardi che cosa ho fatto! Oh, come mi dispiace! Oh, David, potrai mai perdonarmi? Io... Sì, vero, caro. E mi ami lo stesso, anche... Quel brontosauro, Susan. Lo sapevo. Oh, David. Non vi sarà sfuggita quello che commentavamo, che lui a Katharine Hepburn, che peserà anche, dato che era alta, peserà minimo 55-60 kg, no? Malgrado la magrezza, con una mano la tira su. Che non è così facile, eh? Forse a Tidio ci può riuscire, ma anche tu. A voi? Anche tu. Beh, dipende. Questa scena mi ha fatto venire un'angoscia profonda, perché la mia prima moglie era archeologa. E io una volta gli, ma proprio senza volere, scombinai completamente tutti i reperti, dagli etruschi con i romani. T'ammazzato? No, è il primo divorzio. È la mia ex moglie. Appunto. Prima moglie, primo divorzio. Il minimo. Vieni a parlarci, dai. Vieni a parlarci di qui, dai. Andrea Villani, forza. Sì, questo è un corto thriller dedicato... diciamo, Questo sangue di Andrea Villani, corti thriller. Prefazione di Daniela Basilico. Daniela Basilico, formidabile autrice milanese. Icar Edizioni. Icar Edizioni, eccolo qua. Sì, è un corto thriller che mi fu commissionato da questa casa editrice che pubblica solitamente Luciano Lutri, perché Luciano Lutri è anche scrittore, pittore, oltre che ex solista del Mitra. Feci questo gioco, questo piccolo racconto dedicato a lui. Lui mi telefonò, ci incontrammo e da lì nacque questa bella amicizia e adesso è diventata... Io devo dire la verità, l'ho conosciuto da te, mi ha invitato anche me. Eravamo a Sasso Maggiore e devo dire che è una persona deliziosa. È assolutamente. La prima volta che lo incontrai mi offrì una cena insieme alla troupe televisiva che ci riprendeva a casa sua. Andammo in un ristorante, lui è generosissimo, volle offrire tutto. Arrivò il conto, quando vide il conto chiamò il ristoratore e lo chiamò: collega, venga qui un attimo. Il ristoratore arrivò e disse: anche lei nel campo della ristorazione? No, però io ho rubato 20 anni. Siamo colleghi con il conto. Questo è un uomo eccezionale, di una simpatia favolosa. Sì. Mi sono una cosa, eravamo a Sasso Maggiore. A Sasso Maggiore o a Fidenza? Dove eravamo? A Fidenza. Grazie mille, vuoi Andrea. Vuoi fare una piccola distinzione tra thriller giallo e noir, che mi sembra appropriata in questo caso? Ma sai, il thriller è il giallo più movimentato, voglio dire, si capisce già dalla parola stessa che cos'è il Ti thriller. Ti viene un po' col fiato sospeso. Giallo, ecco, mentre invece il giallo e il noir, come mi è capitato spesso di dire, la grande differenza è su i come, i perché e i quando. Se nel giallo è molto importante il come e il chi, nel noir la cosa più importante dell'evento delittuoso è il perché. Però per tornare alla poesia, nel giallo c'è quasi sempre un vincitore, nel senso quello che scopre il mistero. La cosa bella, parlando sempre di poesia, invece dei personaggi del noir, che c'è quasi sempre un perdente, che però è uno che vive in maniera esistenziale perché la sua poesia. Perché se nel giallo è assolutamente diviso il bene dal male, c'è questa linea precisa che non li confonde. No, nel noir è molto flebile, c'è il poliziotto cattivo e magari c'è molta solitudine. Il noir è uno stato d'animo. Ha chiesto di Edgar Allan Poe, su me non ne ha fatto noir, è Edgar Allan Poe, è gotico. Viene tutto da lì. Grazie Gabriele. Viva Luciano Lupi. Bene. Allora concludiamo con Ibn Zaydun, poeta
della Spagna moresca di Cordova, divenne uno dei personaggi più in vista anche della politica di Cordova e soprattutto fu l'amante o uno degli amori della principessa Vallada, la figlia del califfo Umayyad, uno degli ultimi di Cordova. Però per questo cadde in disgrazia anche per una serie di vicende politiche presso il califfo, fu esiliato e morì a Siviglia. E è noto soprattutto appunto per essere uno degli amanti di Vallada, che oltre a essere principessa era anche una poetessa di un certo livello, se non sbaglio. Sentite bene e preparatevi a sprofondare. Ella è un ramoscello di mirto, fiorisce con la luna piena. I suoi sguardi tracimano magia, il broccato delle sue guance parla degli splendori del vino, le sue parole del momento in cui vengono pronunciate sono come perle disseminate lungo il cammino. La sua saliva che assaporavo sulle sue labbra e brezza. Che bella, che bella, che va. Ecco, ecco qua che ci siamo. Attraverso l'amore sensuale, sessuale, si sprigiona anche altro però, perché si sente che sta parlando all'amata, ma non è soltanto l'amata.